Paolo Della Ventura, ennesimo rinvio della direzione regionale del PD. Che cosa sta succedendo all'interno del partito a livello regionale? Ma questa è una bella domanda, nel senso che mi sembra ci sia un po' aria di normalizzazione, diciamo, nelle dinamiche del partito regionale. E, volendo essere maliziosi, si potrebbe anche pensare che qualcuno non voglia far celebrare il congresso, visto che, si sarebbe dovuto tenere e celebrare il 26 di settembre, invece siamo al 2 di novembre e ancora non viene convocato. Comunque la direzione ci sarà, è stata rinviata a sabato 8, quindi. Voglio sperare che questo sia l'ultimo rinvio, anche perché comunque nel caso già è allertata la Commissione Nazionale di Garanzia del partito. Come valuta la candidatura di Cialente? Pensa sia una mossa che alla fine non andrà in porto, oppure è un tentativo di spariare un po' le carte? Soprattutto a norma di statuto, insomma, Cialente sarebbe incompatibile con la carica di segretario. Ma la candidatura di Cialente fondamentalmente di fatto non è stata mai veramente in campo, proprio perché, come diceva lei, lo statuto nazionale e lo statuto regionale che lo richiama prevede l'incompatibilità tra le altre figure alla carica di segretario regionale, i sindaci di città capoluogo, così come d'altra parte, insomma, sarebbe quello dell'assessore Paolucci, delle alcune ipotesi circolate qualche mese fa. Io credo che Massimo abbia fatto bene a sollevare la questione dell'Aquila, perché è bene, insomma, ricordare che il partito regionale in questi anni è stato molto distante dalla nostra realtà, dalla situazione della ricostruzione. Lei è l'unico che è uscito allo scoperto, cioè che ha detto ufficialmente che vuole candidarsi appunto alla carica di segretario regionale del partito. Con quali proposte? Ma diciamo quello che sarà il nostro partito, cioè mio e della squadra che sarà con me, peraltro è già pronta anche già la squadra della segreteria con le varie competenze a livello regionale, sarà sicuramente un partito con un'identità forte e un partito di sinistra. Una delle questioni su cui, tra l'altro, appunto molto di attualità in questi giorni è la netta separazione, di incarichi e ruoli, tra, ruoli di partito, ruoli politici, e ruoli amministrativi e ruoli di chi appunto in regione. Chi ricopre cariche di partito non, è, come dire, è incompatibile con la presenza in consiglio o con altri incarichi di natura amministrativa. Quanto peseranno, diciamo, le dinamiche, nazionali su quelle regionali? Io penso che le dinamiche nazionali siano e saranno abbastanza lontane da quello che è il congresso regionale, perché comunque il congresso regionale penso che debba affrontare le problematiche di carattere regionale. La domanda che rivolgo un po' agli iscritti è: questo partito quanto ora rispecchia quello che è il pensiero, il portato degli iscritti e degli elettori? Cosa pensa della lettera scritta la scorsa settimana dalla nuova generazione del PD aquilano, i 30-quarantenni? Tra l'altro, pur rientrando anagraficamente in questa categoria, lei non ha firmato quella lettera. No, diciamo, io non ho firmato quella lettera perché comunque non sono stato coinvolto, ma penso che manchino un po' di pezzi del partito in quella richiesta di spazio che è stata fatta, pur condivisibile, per carità di Dio. Mi sembra, l'ho trovato un po' bizzarro, ecco, che nel giro di 48 ore sia uscito un altro comunicato di qualcuno dei firmatari che di fatto contraddice un po' quella richiesta di spazio. D'altra parte, credo che comunque lo spazio vada comunque preso e non richiesto. Qualora dovesse diventare segretario, si ritroverà un partito con meno iscritti e con meno fondi, perché comunque di qui al 2017, come sappiamo, i soldi pubblici per i partiti diminuiranno fino ad azzerarsi. Questi sono due problemi fondamentali di cui il partito sembra non volersi occupare per niente. Addirittura Matteo Orfini, che è il presidente, ricordo, giovane turco e comunque presidente della segreteria Renzi, ha detto che il calo degli iscritti è un calo fisiologico. Ora, voglio dire che si resti con un iscritto su quattro, mi sembra sia abbastanza patologico come calo. Ed è preoccupante il calo degli iscritti. D'altra parte è anche un po' il riflesso di quella che è stata la politica del partito negli ultimi 8 mesi, negli ultimi 8-10 mesi. Quanto al finanziamento del partito è un altro problema molto serio. Io tra l'altro ero assolutamente contrario
al taglio netto del finanziamento pubblico, perché io credo che la vita politica, e in modo particolare quella fatta attraverso i partiti, quindi comunque un portato costituzionale, non possa essere affidato così sic et simpliciter a finanziatori privati. Sono delle problematiche che comunque vanno affrontate. Il punto è che, ripeto, sia a livello nazionale sia a livello locale, sembra che occuparsi del partito sia diventato un fastidio. La sua dura presa di posizione nei confronti del partito per quanto riguarda la ricostruzione, più che del partito del governo Renzi, è una questione sollevata qualche giorno fa anche da Appello per l'Aquila, qui a livello comunale. Ettore Di Cesare ha detto che vanno assolutamente ridiscussi in un consiglio comunale straordinario i rapporti tra amministrazione comunale e governo. Beh, è una posizione comunque condivisibile, essendo la questione legata alla ricostruzione una questione di tutti. Su quello che riguarda la discussione sono molto d'accordo, lei come ricorda bene, io peraltro mi sono speso da subito insieme a pezzi della società civile e della rappresentanza politica di questa città. Il problema è un altro, è che io ravviso una questione che è molto importante secondo me, che sia a livello nazionale sia a livello locale latita, cioè una discussione forte su quelle che sono le questioni sia politiche sia amministrative. Quindi questo è ecco, un'altra questione che vorrei riportare invece dentro il dibattito congressuale come assolutamente necessario in questo partito.